Bene, vediamo ora un'altra cosa interessante che abbiamo messo sul server, una mod che si chiama Travel Points. La mod Travel Points, soltanto vediamo chi siamo noi, siamo Creative Pack 1, mentre invece vediamo un po' se abbiamo i diritti di Travel Points. Privs, dunque server eccetera eccetera, give eccetera eccetera, non ce li abbiamo, però possiamo sempre cambiarci il rank, quindi facciamo rank pacchio 1 e ci mettiamo admin. Ok, quindi essendo admin automaticamente dovremmo avere anche i privilegi di Travel Points, mi sembra. Travel Points. E vediamo se è vero. Quindi, Travel Points perché? Perché i Travel Points possono essere fondamentalmente settati con... Cioè, cosa sono i travel points? Sono delle zone specifiche che vengono, che possono diventare, diciamo, facilmente accessibili per il teleport. Ad esempio, un travel points che abbiamo è TPG Go. Vedete, TP vuol dire teleport, G vuol dire global, vuol dire conoscere tutte, Go. Vai a questo. E poi dovrei mettergli il nome di un travel point. Ma se io non lo conosco, posso mettere semplicemente TPG Go. Vedete che mi fa vedere quali sono i punti. In questo momento c'è spawn e stadio. Quindi se io faccio TPG Go stadio, anzi no, posso, prima di tutto posso fare un TPG set e questo video. Ok? Nel senso che questo è il punto che io chiamo video e che voglio usare come punto in cui tornare velocemente. Poi faccio TPG Go stadio, vedete che arrivo nello stadio, e qui tra parentesi ci sono, diciamo, ah sì, vediamo, volevo solo aggiustare un momentino queste zone qua. Ok, con la terra. Vabbè. Quindi siamo andati nel TPG Go stadio. Quindi a questo punto posso fare TP back per tornare dove ero prima. Posso fare TPG Go spawn, che è il punto 00 dove si nasce in questo mondo, e posso anche fare TPG Go video dove ero prima qua. Wow, quindi noi adesso abbiamo la possibilità di impostare questi punti. La cosa geniale è che se abbiamo questo tipo di inventario abbiamo automaticamente uno di questi, che credo che sia questo. No, questo qui è la World Edit. Forse questo, no, Time Tonight, Time Today, Go Home. Questo cos'era? Avrebbe dovuto esserci, probabilmente c'è una piccola opzione. Però se noi andiamo qua e cerchiamo Travel, ecco, nei travel abbiamo la possibilità di avere il transporter pad. Se prendiamo il transporter pad, questo qui, e lo mettiamo per terra. Ok, quindi a questo punto quello che succede è che cliccandolo mi fa vedere. Questo è un travel pointer, quindi una cosa che permette poi di essere usato per
viaggiare, ma possiamo vedere i Global Travel Point, vedete che li vediamo tutti, quindi in questo caso abbiamo stadio e questo è il Travel Point, che in teoria è questo qui. Vedete che quando ci cammino sopra mi ha fatto andare allo stadio. Questa è una cosa molto interessante. Quindi se qui metto un altro travel point e nella configurazione, attenzione, gli mettiamo tutti, e qui global travel point lo facciamo andare al video. Quindi chiunque cammini sopra questa cosa, vedete che si sposta qua. Come vedete, se lo metto invece everyone, ok, quindi anche altri potranno utilizzarlo. Quindi questi sono dei modi, insomma, per poter far andare via teleport. Quindi si possono fare anche delle sorte di ascensori, nel senso che si può mettere un travel point a caso. Finora abbiamo visto i travel point globali, ma esistono anche i travel point personali. I travel point personali li potete fare voi, nel senso che se ad esempio andate J e andiamo in questo posto, e questo posto lo chiamiamo villa. E come faccio per chiamarlo villa? Faccio tip set villa, ecco, questo qui è il mio travel point e quindi lo vedo solo io, non è pubblico questo travel point, e però quando faccio tp go vedete che mi arrivano tutti i miei travel point privati, quindi posso viaggiare in questi travel point che ho messo. E anche questi travel point li posso mettere dentro un travel pad. Vedete che qui ci sono i travel pad. Ah, quindi vedete che adesso siamo in un'area coperta da prima, che era protetto. In teoria se vado oltre una certa altezza, ecco qui, da qui in su non è più protetta l'area. Quindi era per tornare a quello che dicevamo prima. Quindi i travel point e i travel point globali o quelli locali sono interessanti per poter creare delle connessioni o per fare anche delle mappe al tesoro, insomma, per poter dei portali, insomma, qualche cosa che permetta di viaggiare in maniera anche magica. Vedete che mi sposta da un punto all'altro semplicemente camminandoci sopra. È molto carina. Questo credo che sia tutto per questa parte del travel. Spero che vi possa essere utile.